Le vignette più carine del mondo dei paperi e dei topi di Walt Disney non sono realizzate negli Stati Uniti, la patria dell'ispiratore dei sogni di milioni di bambini, ma nascono dalla matita di una dolce e bionda disegnatrice veneta, Silvia Ziche, da tutti conosciuta come la regina dei paperi. Ma com'è nata la sua carriera? Come sono nati i suoi personaggi? Io ho parlato molto di me attraverso i miei personaggi, anche se ho cercato di non raccontare mai esattamente me stessa, ma un po' quello che percepivo succedeva a me e ai miei coetanei, diciamo nell'epoca in cui io ho disegnato i vari personaggi. Alice a quel paese è stato il primo personaggio che io ho disegnato, usciva sulle pagine di comics e negli anni 90. Io all'epoca ero andata a studiare a Milano, avevo 20 anni e ero molto in difficoltà, diciamo, non riuscivo a capire bene come funzionava il mondo, soprattutto come si faceva a trovare un piccolo spazio nel mondo, che è il problema più o meno che hanno tutti i ragazzi, i giovani, insomma, che cercano di trovare il proprio spazio nel mondo. E quindi raccontavo questa mia difficoltà attraverso un personaggio che era appunto Alice a quel paese. E quel paese per me era un po' non solo Milano, ma il mondo in cui io cercavo uno spazio e non riuscivo a trovarlo. Quindi questo era, diciamo, il motivo per cui ho fatto questo personaggio. Lucrezia chi è? Lucrezia è un po' l'evoluzione di Alice, la sorella maggiore di Alice, diciamo. Alice, avendola di fatta 20 anni ed essendo lei mia coetanea più o meno, parlava solo per massimi sistemi perché non aveva nessuna esperienza della vita, quindi per lei era un po' tutto quello che aveva letto nei libri, non aveva un'esperienza del mondo, quindi parlava del mondo come avrebbe voluto che fosse o come pensava che fosse. Lucrezia è nata una quindicina d'anni dopo, invece quando io avevo vissuto un po', avevo avuto un'esperienza del mondo. Come nasce l'amore per Topolino, Paperino e compagni? Ma io ho cominciato a leggere sulle pagine di Topolino e quei personaggi per me sono stati proprio, non so, il sostituto degli amici immaginari probabilmente. E avendo visto queste storie proprio da piccola, avevo quella capacità dei bambini di immedesimarsi completamente in quello che fanno, in quello che immaginano, e per me quelle storie erano veramente un mondo che si apriva, cioè quei personaggi erano reali per me. E quella cosa probabilmente mi ha aiutato anche adesso a scrivere, a disegnare le storie, perché io li vedo veramente come dei personaggi vivi, per cui per me come scrivere per degli amici, diciamo, scrivere delle storie per degli amici che fanno qualche cosa in un mondo che conosco bene perché lo conosco da una vita. Hai cominciato con il mitico Giovan Battista Carpi? Sì, ho cominciato prima con Giorgio Cavazzano, quando ero proprio ragazzina, perché sono cresciuta in Veneto e ho scoperto con grande stupore che Giorgio Cavazzano abitava vicino a Venezia, per cui siamo, diciamo, a una distanza raggiungibile in treno anche da una ragazzina di 14-15 anni, per cui veramente sant'uomo, mi ha aiutato tantissimo. Io andavo lì veramente una disturbatrice incredibile, però testarda come tutti i ragazzini, che forse è la cosa giusta di quell'età, diciamo, usare questo potenziale di testardaggine proprio che si ha a quell'età. E quindi gli facevo vedere i miei disegni, ovviamente dei disegni molto infantili, però lui mi ha aiutato molto a capire che quello poteva essere un lavoro, e soprattutto mi ha detto una cosa che mi ha risolto la vita, cioè perché a me piaceva disegnare, quindi io disegnavo, facevo dei disegni e li portavo a vedere, e lui mi ha detto un giorno: ma perché non provi a scriverti le storie? Perché se non te le scrivi avrai sempre bisogno di un'altra persona che te le scrive. E lì mi ha aperto veramente un mondo, quindi devo dire, di questo lo ringrazio tantissimo.